Say my name. Bella ragazzi, bentornati sul canale Granas. Siamo qui oggi con un nuovo video. Bella. Bella, è un fuck you time. Oh. Passiamo subito alle domande. Cos'è? Non lo so, vabbè, tranquillo, vai. La prima domanda è di Loredana e Gabriele. Ci chiede: sei bello? De notte. Al buio. Senza luci, oh. Safe Mustafa è molto deciso, perché dice: cambiate domanda, la mia è inutile. Dice Gabriele Gibutoro, ci chiede: quando fai un gol bello su FIFA, ti fai una sega? Inghie! In realtà sì. Sì, sì, ci facciamo tante sere quando facciamo dei gol. Gennaro Picchia ci chiede: come è stato fare amicizia con Frax, Dread, anche se Frax già era prima. Sì, infatti. Frax e Dread. Comunque con questa rispondiamo anche all'altra domanda che ci ha fatto: come hai conosciuto Frax? Frax abbiamo conosciuto prima di che iniziasse lui a fare YouTube, quindi non c'entra niente con YouTube la nostra amicizia. E invece con Dread, sì, tutti quanti. Perché? Sì, perché Mitez, Libere Suarez. Mentre sì, vabbè, con Dread e tutti gli altri, comunque appunto grazie a Frax che ci siamo conosciuti, e è stato figo, è figo, cioè alla fine, magari prima, come per voi, che ne so, gente che seguite, poi ci fate amicizia, cioè è bello, risposta molto esauriente. Che entusiasmo. Sì. Lorenzo De Santis ci chiede: come posso guadagnare 220 euro facilmente senza dare il culo? Con la bocca. Sì. Dai la bocca, fai prima, è anche più igienico. Lui ha fatto, lo sa. Sì, sì, sì. Ecco perché sono stato io tutti questi mesi. Paolo Del Piero, il grande bomber. Paolo Del Piero: se incontrate qualche fan in giro che vi chiede che... No, aspetta, che cazzo? Allora, leviamo i dislessici, sì, e leggo io. Se incontrate quel... Allora, leviamo i dislessici e ci penso io. Se, vabbè, proprio scritta una domanda comunque. Se incontrate quel che fan in giro, vi sentite a disagio, apprezzate? Ma è qualche fan oppure quel che fan loro? O siete felici? Beh, allora, per me, cioè parlo per me, cioè comunque mi rende abbastanza felice, però lo trovo un po' strano, perché cioè facendo video su YouTube magari c'è gente... Sono troppo strano, ragazzi, cioè, sono della vita, cioè. Oh, sarebbe per farlo, non ci sto, proprio per dal culo, vabbè. E insomma, per me, cioè, è bello, però mi sento, no, a disagio, però è strano, mi fa strano, perché la gente che mi chiede foto, non è che faccio qualcosa di speciale, però comunque sono felice, mi raccomando, continuate a chiedermi foto, autografi, e boh, offritemi birre, perché mi hanno offerto anche delle birre, quindi grazie a te se stai guardando il video, che mi ha offerto la Bud, sei un grande. Pure a me mi hanno chiesto... di dare il culo. Non dico, pure a me mi hanno chiesto una foto l'altra volta, però stavo dietro la macchinetta. Senti, scusa, che mi può fare una foto? Sì, sì, tranquillo, ce la facciamo, sì, guardi, fatte. No, comunque è troppo bello quando capita, tipo, che so, che c'è sta Frax e gli altri vengono da noi e fanno: scusa, ci puoi fare una foto? Dicevo, magari questo mi chiedeva foto e tu invece rimani là, ok, sì, sì, ti faccio la foto. No, io non lo faccio spontaneamente, dai, la faccio io la foto, tranquillo. No, comunque, in ogni caso, anche a me rende abbastanza felice, anzi, mi piace troppo quando incontri fan, tipo, è successo una volta sola che non ho incontrato dei fan, non a un raduno, ma tipo in mezzo alla strada, stavo a Cinecittà 2, proprio in mezzo alla strada, e no, l'ho incontrato al Mac, mi hanno salutato, bella, dai, mi sono trovato un po' in imbarazzo perché era la prima volta che mi succedeva. Comunque magari stavo il buccone in buco, se mi incontrate, non abbiate paura, venite a salutare, perché è anche vivo, poi soprattutto sto con qualche pischella, capito, come si sa, rimorchia, bravi, quindi venite, ma essere, capito, bravi, capite tutto, insomma, avete capito tutto, tutti in ciuci. E quindi niente, e sì, ci fa piacere. Allora, Pietro Capolongo, che cosa faresti se non eri youtuber? Boh, avrei continuato a fare quello che faccio. Ma perché non cambia niente, se no, cioè, non è che comunque essere youtuber ti cambia la vita. Semplicemente che quando gioco registro giusto, soltanto solamente che adesso vado in giro e ho una Porsche, ma non cambia la vita. Io non ho un parcheggiato qua sotto. Giusto, quindi una macchina l'ha fatto cambiare, YouTube, poi resto tutto qua. Big money, io motherfucker. Yeah. Peace fuck. Quali sono i giochi che hanno impressionato di più alle 3? Allora, personalmente, che già conoscevo, ma ho rivisto dei video che hanno messo tutti gli youtuber, alle 3 il gioco che aspetto con ansia e che mi ha impressionato di più è The Division. Cioè penso sia un gioco spettacolare, quindi voglio proprio vedere se non deluderà le aspettative, come Watch Dogs. Riferimento a un'altra domanda, che l'ho comprato e fa cagare. Cioè ci gioca mio padre. Infatti io la penso così, anche se non ha visto le 3. Non ho Watch Dogs, anche se lo vuole tanto. No, speditemelo. Non è bello. Mandatemi un messaggio privato, vi do il mio indirizzo e me lo spedite. Per favore. Perché sapete com'è? Mi sei rotta la Porsche, non posso andarla a comprare. per quello. Matteo Sorrentino ci chiede: aprirete mai un secondo canale? Già fatto, non è andato a buon fine. Quando hai fatto? L'ho fatto. Ho tentato di pisciarlo, ma
non è andato bene. Ma vattene, che cazzo mi frega. No, comunque, no, cioè, alla fine siamo... Cioè, è inutile per me aprire... No, ma secondo me è inutile aprire un canale, secondo me, a 13.000 iscritti. Esattamente. Magari, che ne so, quando arriveremo a tanti iscritti faremo dei canali personali dove tratteremo cose diverse. Che ne so, io metterò a fare prank e lui si metterà a fare fitness o cazzi vari. Anche perché c'è il torcicollo, dovrebbe farlo. Comunque il condizionatore che sta a stecca qua. Cioè, sto in forma con Daryl. Sì. Alessio, so bevi l'acqua, come avrei successo? Non te lo posso dire perché prima non abbiamo successo. Cioè. Non fate come noi, quello è poco non sicuro. Roberto Benatti ci chiede che rapporti avete con gli altri youtuber. Devo dire la verità, buoni con quelli che abbiamo conosciuto. Non abbiamo ancora litigato, con non abbiamo fatto nessun flame, nessuna guerra contro nessun altro, anche perché non c'è mai stata l'occasione. No, vabbè, anche perché non ci interessa, insomma, metterci in mezzo ai litigi, perché sono l'ultima cosa che poco mi interessa di fare. No, infatti. Domani arriverà subito una battle war con sì, qualcuno. Sì. Anche perché trovo inutili, cioè, i litigi pubblici, soprattutto tramite i video, li trovo veramente inutili, cioè, non ha senso. Ognuno dice quello che gli pare. O le persone se parlano di persona, se parlano di persona. Se è un coglione, no? Porca troia, lo dici in privato. Lo dica lui che è un coglione. Cioè, poi lo vedo, dico, bella coglione, capito? Cioè. No, ma se ti dici che è un coglione, perché lo sto dicendo che è un coglione, glielo dici in pubblico. No, come sto facendo adesso, no, cioè, non lo dici in un video, capito? Sto coglione, mamma mia. Pezzo di merda. Madonna. Ma muori veramente dislike. Sì, dei pali di dread. Sì. Samuele Cappadoro ci scrive: se chiamo Chuck, il mio cane si gira. È troppo epica, te giuro. Non l'avevo mai sentita, ma bravo. Complimenti. Christian Casilaghi ci chiede: fuck. Beh, devi sapere che comunque il fatto che del decoder è ovvio perché serve per vedere, no? Sì. Cioè, è normale che Antani verso sinistra non... Ad esempio, prendi la luce. La luce che abbiamo davanti serve per illuminare. Esattamente. Se avessi la luce che... Con il decoder, no? Sì, cioè... Il decoder non lucerebbe. Esattamente. Vabbè, raga, comunque questo fuck è fin da stato molto veloce, proprio alla... Bam bam bam. Perché abbiamo deciso di fare video veloci. Sì. In realtà perché abbiamo poco tempo per registrare, perché abbiamo la memory card piena, quindi abbiamo fatto dobbiamo fare il fuck molto veloce, quindi ciao, se non persiste consultare il medico. Se non è qua. E sono due ore che sto facendo così. Vabbè. Comunque. Da Xenic è tutto, da Daryl è tutto, mi raccomando, iscrivetevi alla pagina Facebook, se vi piace, seguiteci su Instagram, profili personali, bella. E inoltre questo pezzo verrà anche velocizzato. BAM! Eh?